Non te ne andare, papà, non te ne andare. Un abbraccio forte ci divise e la tua figura sempre più lontana si faceva. 4 anni e poco più avevo quando partisti per la prima. La mamma ed io tutti i giorni guardavamo la via vuota, sperando in un tuo ritorno. Ma mai più tornasti. And my love for you is like a sinking ship. My heart is on that ship. Il tempo passò e a poco seppi che anche tu, amore mio, mi avresti lasciato. Eri stato chiamato alle armi, era scoppiata la seconda. Le rimboccai le maniche e oltre alle faccende di casa mi dovetti adeguare a quei mestieri che gli uomini, partiti per la guerra, ci lasciarono. L'eterno riposo di una loro signora risplendono ad essi la luce perpetua. Padre nostro che sei in cielo, ave sia santificato, piena di grazia, il Signore venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo. E benedetto è il frutto del seno, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Santa Maria, Madre di noi nostri, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Solo Dio sa quanto pregai per rivederti. Ma non bastò, perché mai più facesti ritorno. Odio quella maledetta guerra che ha inghiottito te e non solo. Parenti, amici e conoscenti, spazzati via come fa il vento del nord con le foglie d'autunno. E in Iraq sono 22 le vittime 200 sopravvissuti. Di un duplice attentato compiuto a Baghdad. Un kamikaze si è fatto trainare in un bar. Solo dopo aver pagato il riscatto sulla propria pelle, si acquisisce un mondo più tollerante. Mai sangue non venne versato per la conquista dei diritti. Ancora dall'estero, il Medio Oriente, fiamma il mondo islamico. Si è sferrata una strage in Israele. ONU per l'energia atomica. Si è fatto esplodere a Tel Aviv. Voi uomini che in tanti moriste durante la guerra, maligna signora che vi prese con sé. Noi donne, tante a rimanere sole. Almeno una ventina di feriti. Non intende rinunciare ai programmi nucleari. Se attaccati risponderemo con le armi. Il presidente americano Bush. È così che ci facemmo forza e con il sacrificio dei nostri padri si eguagliarono i nostri diritti a quelli degli uomini. Negli scontri 250 i feriti. Immagini shock destinate a pesare sul futuro del paese. 250 feriti, 2 in gravi condizioni. Pace in Medio Oriente. Iraq, tensione a Nasiriya, dove questa mattina un militare italiano è rimasto lievemente ferito dall'esplosione di una bomba. Ancora oggi, terzo millennio, porto le cicatrici nel mio cuore, lacerato da quanto è accaduto. Mai dimenticherò le sofferenze, io donna italiana.
400 milioni di dollari. L'Italia non ha pagato riscatti per la liberazione di Juliana Sgrena in Iraq. Il cancelliere tedesco Merkel. Terrorismo. Carabiniere ucciso durante una rapina ad una banca. Mercato della prostituzione. Clandestini senza controlli. Non scorderò le lacrime da me versate. Medio Oriente, Israele ribadisce il suo no a ogni negoziato. Uguaglianza e diritti per tutti. Un'altra condanna a morte con iniezione letale. Dopo un anno di silenzio, Osama Bin Laden è tornato a farsi vivo. Sogni